l'avvio delle piazze di incontro. Probabilmente alcuni di voi ci hanno seguito precedentemente in questo percorso triennale. Il primo anno di così raccolta con le piazze d'ascolto di quelle che sono le necessità e le esigenze delle famiglie, abbiamo avviato la seconda annualità appunto con piazze d'incontro e tutta una serie di opportunità laboratoriali che vedono bambini e genitori in due cicli che vanno da adesso da novembre a gennaio e poi il secondo ciclo da febbraio fino a maggio, con tutta una serie di attività di alta qualità, spessore pedagogico e servono a ripartire proprio attraverso l'investimento sui più piccoli. La terza annualità prevede poi l'istituzione della sezione primavera presso la scuola di Albentis, su cui stiamo già lavorando e andremo a raccogliere le adesioni per la primavera prossima, e questo dovrebbe essere poi il progetto che crea la disseminazione, quindi la continuità, perché la volontà appunto di questo importante e significativo progetto è proprio quello di lasciare traccia ed dare continuità a questa fase di avvio. Quindi per noi è un momento di sperimentazione, ma anche di monitoraggio di ciò che può essere portato avanti ed continuato a beneficio delle famiglie dei più piccoli, dei bambini da 0 a 6 anni. A partire dal 6 novembre ci sarà il primo dei due cicli di incontri. Dove si svolgeranno e in che giorni? Si svolgeranno il mercoledì pomeriggio dalle 4:30 alle 6:30 in tre sedi: la scuola primaria Noè Lucidi, la scuola dell'infanzia di Albentis e il nido Anna Ferrante Pinocchio. Piazza di incontri poi è dedicato specificatamente a tre fasce d'età. Sì, la fascia 0-12 mesi, che avrà delle attività per questa fascia d'età, come ad esempio il massaggio infantile, la fascia d'età 1-3 anni e la fascia d'età 3-6 anni. Avete già avuto il pieno per quanto riguarda le iscrizioni? Sì, su un totale di 100 iscrizioni che potevamo accettare abbiamo già 160 iscrizioni che verranno poi inserite in una lista d'attesa. Queste famiglie non si devono preoccupare perché poi l'anno prossimo, a ottobre 2020, partirà un nuovo anno progettuale, quindi queste famiglie potranno avere la possibilità di partecipare agli appuntamenti anche nel prossimo anno progettuale. Siamo arrivati a 160 iscrizioni e non ce l'aspettavamo. Evidentemente poi i genitori hanno compreso che questa fascia di età, cioè la fascia 0-6, è quella meno curata, se vogliamo, nelle attività pomeridiane. Per cui la risposta è stata veramente molto, molto calorosa, quindi abbiamo avuto veramente tanti tanti iscritti. Sì, che sono un laboratorio di psicomotricità, c'è un laboratorio, un atelier di giochi con la luce, c'è l'AIMI con il massaggio infantile, c'è il CSI per la psicomotricità e c'è l'associazione Onde Libere per la promozione della lettura precoce.